CD Dazn, inizia il prime time, le semifinali scudetto. Una buona serata da Peppe Di Giovanni da San Benedetto del Tronto. La magia del beach soccer torna e in campo fra poco ci sono Friuli Venezia Giulia e Pisa. Due storie molto diverse, quella della squadra di Morciano, la sua prima semifinale nella storia dopo un passaggio del turno incredibile a 2 secondi dalla fine con il gol di De Mais contro l'Alza Lab Napoli per l'Energy Pisa, quarta semifinale consecutiva. Due scudetti 2021 e 2022, 4 titoli negli ultimi anni per una squadra che ha fatto 2 finali di Euro Winners Cup, la Champions League del Big Soccer. Pisa che ha battuto largamente la Lazio dopo aver vinto la regular season in stagione quest'anno, battuto la Lazio prima in pool promozione 7-1, mentre l'FVG ha vinto 7-6 contro il Napoli grazie al coordinamento di Nicolò Caira. Abbiamo preparato una piccola clip che adesso ci andiamo a rigustare con i gol più importanti dei 2 quarti di finale vinti da FVG e Pisa. Ingresso in campo delle due squadre, come sempre quando c'è un main event sono 4 gli arbitri della partita, ovviamente 2 di campo, il terzo arbitro come rinforzo, il cronoman ha detto alle panchine come rinforzo del terzo arbitro. 36 minuti effettivi, se si dovesse finire in pareggio si andrebbe all'extra time, un tempo unico da 3 minuti in caso di ulteriore parità. Ovviamente tiri di rigore, chi vince pesca la vincente di Catania. Catania, il derby che è stato anche la finale di Coppa Italia e che si giocherà al termine di questa partita con il racconto di Matteo Santi. Per il Friuli Venezia Giulia andiamo a dare uno sguardo alle formazioni: Elliott in porta, poi Coppola, Spaccarotella, De Mais, Odel, Capozzolo, Lasagna, Sirico, Chatat, Riz, Schirinzi e Lavanga a disposizione di Peppe Morciano. Per il Pisa oltre a Bernardeschi in porta e ovviamente il portiere titolare Casapieri ci sono Campo, Barsotti, i due marinai Simone e Stefano con Paulinho, Noelot, Pugliese, Remedi, Edson Sousa Miranda, capocannoniere del campionato, 18 gol per Hulk, questo è il suo appellido, mentre Vaglini chiude il roster. Ieri Vaglini ha aperto il quarto di finale con il gol alla Lazio del momentaneo 1-0. In panchina ovviamente c'è Matteo Marrucci, uno degli allenatori più apprezzati e più vincenti di tutto il panorama del beach soccer. Vi dicevo dei 4 arbitri, il primo è Pavone di Forlì, il secondo Piraccini di Cesena, contraffatto di Catania, il terzo arbitro Spezzati di Padova, il cronoman. Un Pisa che si approccia a questa sfida con tutti i favori del pronostico. Pisa che, come detto, è campione d'Italia duplice dopo le stagioni 2021 e 2022. Lo scorso anno si è fermato in semifinale contro Parma e Viareggio. Poi campione d'Italia Parma e Viareggio, uscita subito in questa Final 8 scudetto di San Benedetto del Tronto con la sconfitta contro il Catania. Quindi lo scudetto avrà un nuovo padrone. Fra queste 4 squadre, 2 non hanno mai vinto lo scudetto. Una è proprio il Friuli Venezia Giulia, l'altra è il Catania FC che vedremo in campo più tardi con il rientro di Jordan, fenomeno portoghese del beach soccer che torna dopo la giornata di squalifica che ha scontato nei quarti di finale. FVG e Pisa hanno un lungo trascorso, nonostante l'FVG sia soltanto alla prima stagione in pool scudetto e sia arrivato addirittura 5º. Lo scorso anno l'FVG batté negli ottavi di finale il Pisa in Coppa Italia, Pisa che passò il turno come miglior perdente visto il minimo scarto di 1 gol, poi si ritrovarono il giorno dopo nei quarti e il Pisa ricambiò il favore all'FVG, che però quest'anno in regular season ha battuto sul campo il Pisa con uno shot clamoroso, 5ª manita di Glenn Odel. Pisa che però vinse tramite il ricorso per la posizione irregolare di Andrea Coppola, squalificato. Coppola giocò comunque quella partita, non scontò in campo la squalifica e quindi il ricorso ha di fatto dato i 3 punti che sono serviti al Pisa per vincere la regular season.
trofeo, tra virgolette, arrivato grazie alla vittoria contro il Viareggio nella l'ultima gara di stagione regolare giocata proprio a Lignano Sabbiadoro, che è stata l'ultima tappa di regular season. Io vi ricordo che è soltanto l'inizio dei nostri main event su DAZN. Più tardi Catania-Catania, domani dalle ore 16, il giorno più importante della stagione, il giorno dei giorni, con la finale femminile ancora una volta Lady Terracina e Cagliari, che prima del nubifragio che si è abbattuto su San Benedetto del Tronto di fatto ha spostato di due ore esatte l'inizio di questa semifinale, che doveva iniziare alle 17, invece inizierà poco dopo le 19, sono le 19.06 in questo istante. Primo pallone di questa Final Four, era Final Eight, è diventata Final Four per l'Energy Pisa. Ovviamente fra un attimo andremo da uno dei miei compagni di viaggio, Attilio Scuderi, a bordo campo per sentire le prime impressioni. Si sta riempiendo la San Bisci Arena, uno dei pochi impianti proprio curati dalla società di beach soccer San Benedettese, che è uscita dalla Final Eight dopo la sconfitta rocambolesca all'extra time contro la Domusbet.tv Catania, e che non è riuscita a portare avanti il sogno di riportare lo scudetto a casa, ultimo nel 2019, Samba che lo vinse qui nel 2017 proprio nella finale contro la Domusbet Catania, forse una delle finali più belle della storia della Serie A Beach Soccer. Primo pallone con Marinai e Hulk, impatto devastante, come dicevo, di Hulk sul campionato italiano, mentre Pavone dà un occhio un po' alle posizioni sia in panchina che in campo prima di fischiare l'inizio. Simone Marinai in quartetto davanti a Casapieri con Hulk, e poi ci sono Paulinho e Ott, mentre dall'altra parte di fatto un FVG che è un po' la nazionale svizzera, ha Otto come avversario, però ci sono Odel, Schirinzi, c'è Elliot che è il portiere della Svizzera. Completano il quintetto, spacca altro giocatore della Svizzera, e Duerson Viera Puresa in arte Demise che ha regalato la vittoria sul Napoli. Subito Odel dopo la parata di Casapieri su Elliot, ovviamente Elliot il miglior portiere con i piedi del circuito, diventa di fatto un uomo in più quando l'azione offensiva è gestita dalla Friuli Venezia Giulia, quindi il power play con il 5 contro 4 in possesso lo vedrete molto spesso quando sarà l'FVG a gestire il pallone. Pisa che, come detto, ha battuto largamente la Lazio, vincitrice della pool promozione, quindi aritmeticamente promossa alla prossima pool scudetto, mentre Casapieri va in porta, forse Hulk gli toglie il gol, pallone che sarebbe finito sul secondo palo. Hulk interviene con la testa, pallone finisce alto sopra la traversa, può ripartire Sandro Spaccarotella. Elliot, palleggi di Elliot che cambia lato cercando Spaccarotella, ancora da Elliot che riparte da Demise, prepara la rovesciata sulla schiena di Simone Marinai, Demise che ha trascinato l'FVG alla promozione lo scorso anno da capocannoniere della pool promozione, portando la squadra alla pool scudetto. Quest'anno leggermente minori i suoi numeri in fase offensiva, ma insomma il gol segnato all'Alza Lab Napoli nella partita di ieri vale la vita nella stagione della squadra di Morciano. Elliot cerca Odel, stop, interviene Simone Marinai, prova a capovolgere l'azione offensiva. Simone Marinai sbatte su Glenn Odel, rimessa laterale per Noelot, va da Marinai, palleggia e prova a girarla, Demise pulisce nella zona di Elliot che lascia lì a Sandro Spaccarotella, spacca, va in scivolata a calciare, non granché la conclusione, ha già recuperato Leandro Casapieri. E allora buonasera, l'avevo annunciato, ad Attilio Scuderi. Ciao Attilio. Buonasera, buonasera Peppe, ben trovato a tutti, ben trovati per questa prima semifinale. Morciano sulla sua panchina ha detto abbiamo un conto in sospeso, non so a cosa si riferiva. Molto silenzioso per ora l'allenatore dell'FVG, mentre vuole pressione molto forte. Coach Marrucci, queste le prime indicazioni dalle due panchine. Casapieri va in porta, alto sopra la traversa, destro che finisce mezzo metro sopra la traversa e la porta difesa da Elliot, portiere che abbiamo imparato a conoscere con la maglia del Terracina, all'epoca allenato da Angelo D'Amico, e di fatto portiere che ha reso il 2-2 una figata sostanzialmente, gestendo il pallone e sfruttando l'uomo in più. Simone Marinai davanti da Hulk,
mette il fisico contro De Mais, sportellata contro sportellata, il 7 contro l'8 fuori da Simone Marinai. Paulinho a destra, 8, ultimo uomo. 8 che di fatto con il terzo gol del Pisa sulla Lazio, ieri ha poi solcato la differenza, una Lazio di inizio caretto che è crollata nel finale di gara. Casapieri, apertura larga cercando Paulinho, controllo, è destro! Elliott chiude la porta sul primo palo, calcio d'angolo per l'Energy Pisa. Angolo che va a battere Stefano Marinai con il suo mancino educatissimo. Gioco delle coppie con Coppola, marcatore puro su Edson Hulk. Cercato Hulk che prova a raggiungere il pallone. Ieri tre assist fantastici di Hulk, pur in una giornata non semplicissima. Marcato da Shalabi. Hulk si accende e sbatte su Coppola. Paulinho. Ricomincia da Leandro Casapieri, prova a impossessarsi della partita il Pisa. Show di Luca Barzotti nella gara vinta ieri 7-1, poker del numero 9 nel Pisa, anche una grande Euro Winners Cup per Barzotti, ancora una volta per il secondo anno di fila Pisa sconfitto in finale, ma come detto il ciclo della squadra di Marrucci, prima allenata da Nicolami, oggi assistente di Marco Baroni nella Lazio, prima nel Lecce e nel Verona, ciclo che non si ferma più. Hulk, palla che è uscita, rimessa per il Friuli Venezia Giulia, prime rotazioni con in campo Luciano Sirico che qui a San Benedetto è di casa, una stagione per lui nell'Epicar San Benedettese. Sirico che si è proposto quest'anno con la casacca dell'FVG, ieri in gol contro il Napoli che gli ha portato spesso fortuna in carriera. Butta via il pallone intanto il Pisa con Luca Remedi, rimessa laterale per De Mais. Elliott gestisce, attaccato da Hulk, Elliott apre tutto su Spacca. Spacca vuole il suggerimento per Sirico, non riesce a tenerla, pallone subito riconquistato da Casapieri che riparte da Luca Barzotti. Hulk prova a dare profondità, Barzotti si appoggia vicino da Remedi. Attilio. Sì, solo per darti un'indicazione, quella del non possesso del Pisa, Marrucci vuole 3-1 in non possesso, quindi competenze e duelli, mentre per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia vuole invece Morciano sempre una pressione su Casapieri orientata per cercare di limitare sempre il calcio del portiere del Pisa. 3-1 che è stato il marchio di fabbrica del Pisa vincente con Camilo Augusto come pivot, Camilo che abbiamo visto quest'anno con la maglia del Catania, non c'è in questa Final 8. Elliott, Pollici, apertura a memoria per Sandro Spaccarotella, torna da Elliott, come vedete i piedi di un trequartista se pensiamo al calcio. Elliott ancora in palleggio e poi profondo, va a giocare da Sirico, incontro viene Spacca, Spacca stoppa, pensa, va da Odell, stop di petto e poi rovesciata in equilibrio precario, la giocata di Glenn Odell. Odell che vi dicevo nella sfida di regular season ha di fatto dominato, qui Remedi da Barzotti, è il suo momento, Luca Barzotti stoppa la semifinale, attacca il secondo palo, sente la porta tantissimo, 1-0 per il Pisa. Qui bella giocata di Remedi, l'attacco del secondo palo, uno degli schemi più ricorrenti di questo sport, Barzotti segna il suo quinto gol in una partita e un po' di Final 8. E come detto è caldissimo Barzotti in questa fase, deve reagire il Friuli Venezia Giulia con Sirico e De Mais. Qui ottimo attacco del palo da parte del numero 9 del Pisa, magari fra un attimo torneremo da Attilio per capire un po' le sensazioni sulle due panchine. Spacca, calcia col sinistro, non è il suo piede prediletto. Attilio. Sì, no, Marrucci molto calmo, ha detto a Remedi stai attento a come ti appoggi su Odell perché si sta lamentando molto, forse si riferiva alla precedente rovesciata che non è andata a buon fine per il numero 9 del Friuli Venezia Giulia. Morciano ha detto calmi, facciamo il nostro gioco, palleggiamo. Casapieri, si muove Barzotti, palla a cercare proprio Barzotti, volante la sua giocata, Elliott interviene e può con calma ricominciare da Spacca, ancora da Elliott, palleggi prolungati da parte di Elliott, apertura su Spacca, davanti per De Mais, combatte con Remedi, la butta via Vaglini che poi di fatto permette a Elliott di ricominciare l'azione. Spacca, ancora Elliott, De Mais,
uno contro due. De Mais prova a giocare palla per terra, è veloce De Mais, anche lui ex Terracina, spacca sinistro, ancora sgangherata la conclusione del numero 7. Ieri autogol contro il Napoli, anche abbastanza grottesco nelle fattezze, poi gol che l'ho subito visto riscattare Casapiedi. Ott, Sirico lo aspetta lì, Ott torna da Leandro Casapiedi con un po' di spazio per pensare, eccolo Casapiedi, Odel lo attacca, Casapiedi prende ritmo per andare alla conclusione. Vi ricordo la regola dei 4 secondi col portiere che può gestire per 4 secondi soltanto la palla, se no diventa calcio e punizione indiretto, calcio e punizione, pardon, diretto verso la porta, direttamente dall'ipotetico cerchio di centrocampo che è delimitato all'altezza della bandierina rossa che vedete tra le due gialle che sono le due aree di rigore. Spacca De Mais, controllo, rimane lì, Paulinho lo aspetta, De Mais alleggerisce su Elliot, tanto pallino del gioco per FVG, ma con Elliot è sempre così, qui dribbling e rischio di Elliot, poi De Mais apre per Spacca in palleggio, sempre al volo, apre per Chattat che ha un controllo difettoso, chiaramente non è la qualità tecnica la principale caratteristica di un gigante come François Chattat. Paulinho, Simone Marinai, Paulinho gestisce e ricomincia, va da Casapiedi, ancora verso Marinai, si muove nuovamente Paulinho, appoggio su Casapiedi, ritorno da Simone Marinai, aspetta lì Sandro Spaccarotella, Casapiedi in palleggio, pochissimi falli in questo primo tempo, tanto gioco di volo, Simone Marinai con deviazione di Chattat, vorrebbero rigore ma non c'è, poi ancora Simone Marinai con il destro murato, Spacca può trasformare l'azione da difensiva in offensiva, ma c'è già Paulinho che si è incollato a Spacca, esplosivo Paulinho come sempre, ieri gran gol, quello del 4-1 che di fatto ha sentenziato la Lazio, qui fischio con Paulinho che è rimasto per terra dopo il contrasto con Spacca. Rimessa per il Friuli Venezia Giulia, si muove Chattat, si muove anche Odel all'indietro per Elliot, ragiona e apre De Mais, primo controllo e poi alleggerimento ancora su Elliot, davanti cercando una sponda, quella di Coppola che trova Paulinho, Paulinho un po' preoccupato dalla presenza di Odel, va da Ott che passa con qualità, ancora Ott, palleggi prolungati, Ott, Elliot. Tutto bene tranne la conclusione per l'ex giocatore della Domusbet Catania. Elliot cerca la palla su Schirinzi che torna da Coppola, forma fisica direi eccezionale per Angelo Schirinzi, un'istituzione della Svizzera, classe 72, pensate, ancora entra nelle rotazioni ed entra molto bene. Coppola, Schirinzi vicino, c'è aperto Odel, poi ancora Simone Marinai, c'è Ott dall'altra parte, Simone Marinai che ricomincia da Leandro Casapiedi, Paulinho torna da Stefano Marinai, ancora Paulinho sempre dal giocatore mancino del Pisa. Attilio, sì, solo per specificare il martello Marrucci, soprattutto nella fase di non possesso vuole sempre che il pivot vada a pressare Elliot, mentre le scalate sugli esterni vanno fatte forti ma subito dopo, mentre dall'altra parte attenzione perché certe volte Morciano varia la posizione di De Mais che in possesso o si allarga o cerca di guadagnare centro. Casapiedi vicino da Stefano Marinai, attaccato da Schirinzi, torna da Leandro Casapiedi, palleggi, occhio ai 4 secondi, destro forte, Otto con un braccio. Per un attimo Pavone aveva atteso, ma era abbastanza netto, era posizionato benissimo il direttore di gara. Fallo di mano di Noel Ott, neanche protesta, 1:06 da qui alla fine del primo tempo. Qui De Mais ovviamente può calciare, ma preferirà ripartire da Elliot. Vi ricordo, il tiro è sempre diretto, diventa indiretto una volta che sbatte sulla sabbia e quindi permette a un compagno, in questo caso il suo portiere, De Mais sta indicando proprio Elliot, di rigiocare il pallone. De Mais, Elliot ancora da De Mais,
palleggio di Elliott con Stefano Marinai che fa un po' la navetta, andare in pressione, spacca Elliott, ancora la spacca, entra nell'ultimo minuto del primo tempo. De Mais cambia gioco verso spacca, bella giocata, palla per terra, insolita sulla sabbia, prende il fondo, spacca, ottimo ricam, conclusione. Cosa ha preso Casapieri? Cosa ha preso Casapieri su Schirinzi dall'altra parte per Stefano Marinai, che prova a tenerla. Ancora Stefano Marinai, cerca Hulk. Schirinzi contro Remedi, palla che scorre, De Mais, intervento di Remedi, calcio d'angolo. Fra un attimo d'attiglio, seguiamo il calcio d'angolo. De Mais, si muovono Schirinzi e Odel. Odel calcia murato, ancora Odel, tutti giù per terra, prova a ripartire il Pisa con Remedi, che poi favorisce Barzotti. Ultimo tiro, invece un assist per Hulk che inciampa sul pallone, poi calcia e trova Elliott, grande palla gol per il Pisa, tiro al volo. Per dirvi come il Friuli Venezia Giulia ha una tendenza, vuole rimanere sempre in partita per portare la partita lunga, così è accaduto anche nella gara di ieri contro il Salab Napoli. Ma andiamo sulla panchina dell'FVG. Fra pochissimo sentiremo che umore tira in casa Morciano. FVG che ha avuto una mezza palla per fare 1-1, ha rischiato di prendere lo 0-2 sul gong. Sentiamo. Calma, respiriamo, respiriamo, sulla testa, arriva, oh! Abbiamo appena iniziato, eh? Avete visto, eh? È normale che sia tirata, è giusto, è una semifinale, ragazzi. L'unica cosa, non dimentichiamoci, i dettagli fanno la differenza, ok? Magari dovremmo fare quel centimetro in più, lo facciamo, ti diamo una mano, ma solo una cosa, non dimenticatela, giochiamo con allegria, facciamo la differenza, ma sulla testa e fuori il sorriso. Abbiamo iniziato così dalla prima partita di questo campionato e lo chiudiamo così, noi facciamo il gioco, noi facciamo lo spettacolo e alla fine ci prendiamo le soddisfazioni, ok? Ehi, sulla testa! Dai, ha fatto un tiro, dai! Abbiamo sentito Morciano che l'ha messa ovviamente sul piano psicologico, l'ha messa sull'allegria che questa squadra ha portato, 18 punti sul campo per l'FVG, poi 15 dopo che, come detto, ha perso a tavolino la prima gara della stagione contro l'Energy Pisa, una squadra che ha sorpreso e che ha dato fastidio, tanto fastidio praticamente a tutte le big del campionato, grazie al contributo di Vigruve alla regia di Onofrio Brancaccio. Ci andiamo a rigustare il gol che di fatto sta decidendo la partita fino a questo momento, la rete dell'1-0 del Pisa realizzata da Barzotti. Qui la fuga di Remedi, Barzotti che segue l'azione, di fatto entra in porta lui e anche il pallone per la rete del 1-0. Sta bastando questo al Pisa in questi primi 12 minuti per avere la meglio sull'FVG. Fra un attimo magari faremo un passaggio d'attilio per capire invece che area tira sulla panchina di Marrucci, visto che abbiamo sentito Morciano nel primo time out, sentiremo Marrucci nel secondo time out con Schirinzi e De Mais che lavorano il primo pallone della partita. Seguiamo la centrata, anzi no, andiamo subito da Tilio. Sì, solo per comunicare la soddisfazione. Oh, del salvataggio di Paulinho, non so come abbia fatto, ce l'ha fatta, salvataggio strepitoso. Magari fra un attimo lo rivediamo, grazie al contributo della regia. Attilio, concludi. Sì, non so, per dire la soddisfazione di Marrucci, ha detto siamo sul pezzo, siamo bene, andiamo sempre forti e cerchiamo di tirare di più in porta, questo ha chiesto il coach del Pisa. La più grande palla gol per il Friuli Venezia Giulia, poi colpo di testa di Otto, un po' di confusione, qui ripartenza con Marinai, corre, abbassa la testa, Simo Marinai, l'ex Viareggio la tiene, uno contro uno con De Mais, gliela scippa rimessa per il Pisa. Seguiamo l'azione precedente con il pallone calciato da Odel, Paulinho che riesce a salvarsi sulla riga immaginaria di porta, evitare l'1-1 del giocatore svizzero. Pisa che adesso ha guadagnato un calcio di punizione con Simone Marinai, distanza non proibitiva sicuramente. Simone Marinai non è un tiratore di potenza, ma è
uno che fa della precisione degli angoli il suo pane quotidiano. Vediamo come prova ad architettare questo calcio di punizione il numero 8 del Pisa. Elliott si posiziona abbastanza centralmente senza spostarsi troppo sul primo palo. Cronometro ovviamente bloccato, come succede sempre quando c'è un tiro da fermo. Calcio di punizione per Simone Marinai, sospiro e poi destro basso, la palla sbatte sulla sabbia e nei quarti di finale ha ingannato praticamente tutti i portieri. Stavolta però finisce alta sopra la traversa De Mais. Elliott, esce Hulk, Elliott ancora da De Mais, torna da Elliott, Chatat vicino, apertura su Coppola, Coppola va da Chatat, la testa di Marinai, si libera Hulk che di fatto calcia la sabbia, ancora da Ott, torna da Hulk, chiusura da parte di De Mais, irrompe Simone Marinai, passo diverso rispetto a Chatat, Elliott con una mano, De Mais verso Chatat che si è fatto male, forse qualcosa sul campo ha dato fastidio a Chatat che adesso si è accasciato. Attilio, no, credo che si sia fatto male al muscolo, ha deciso tirare, va in panchina, non so se sarà solamente un'avvisaglia e quindi potrà recuperare. Adesso il massaggiatore è pronto a vedere un po' l'entità dell'infortunio. Tu mi insegni Attilio che un giocatore così grosso come Chatat, se entra e esce dal campo, rischia, no, di avere infortuni muscolari. Abbiamo rivisto la dinamica del problema di Chatat, vedremo se lo rivedremo in campo. Stefano Marinai sul sinistro appoggia su Paulinho, prepara la rovesciata verso Edson Hulk, anticipo Luciano Sirico per la ripartenza contro Stefano Marinai, porta via tempo e pallone, poi ancora Marinai con rimpallo, Marinai libera il sinistro, l'arco ha recuperato Elliott, va da Spacca, si muove Sirico, Spacca appoggia nuovamente su Elliott che torna da Spacca, Odel sul secondo palo, Spacca cambia gioco tornando da De Mais lato lato, l'azione classica dell'FVG, Sirico ha trovato l'uomo libero in Odel, palla però che non è né un tiro né un cambio gioco, finisce in braccio a Casapieri. Casapieri per la ripartenza, lancio improvviso verso Ott, apparecchia la rovesciata, esterno della rete di Noel Ott, ricordiamo quando l'offendente stoppa con il petto e quindi diventa il possessore del pallone, il difendente può solo saltare in parallela, non può ostacolare attivamente la giocata, se no è fallo in qualsiasi zona di campo, in qualsiasi situazione. Marina, possesso del pallone, su di lui c'è Luciano Sirico, ancora Leandro Casapieri, Casapieri palleggi, prolungati Casapieri, va da Paulinho, stop, Paulinho si gira, Paulinho la tiene, ricomincia, cerca Hulk con la testa, era difficilissimo perché ha tirato fortissimo Paulinho sulla testa di Edson Hulk, ha provato a direzionare il colpo di testa, finito l'arco. Elliott, Coppola, stop e parte, Coppola a sinistro, fuori. Attilio, solo per dirti che Marrucci vuole un controllo di Paulinho su Odel, gli dice spesso occhio, non lo mollare, occhio, recupera, ha una cura particolare sul numero 9 del Friuli Venezia Giulia. Ricordo dopo la partita di regular season persa sul campo, Marrucci che disse quando Odel gioca così può vincere le partite da solo. Sirico stoppa, si gira, rovescia, interviene Paulinho che su tutti, Casapieri non rischia la presa, appena sopra la traversa della sua porta mette in calcio d'angolo, corner per De Mais, stop al tempo, cronometro che si blocca sempre sui piazzati a discrezione sui falli laterali e calci d'angolo tendenzialmente no, palla giocata all'indietro da Elliott, anche questa azione classica all'FVG per riorganizzarsi, per riordinare le idee. Coppola, Elliott, palleggi sempre eleganti, De Mais, stop orientato e destro incrociato, è uscita di un soffio, gran giocata di De Mais, il primo controllo fa la differenza, con il primo controllo si è apparecchiato la possibilità di andare a incrociare sul secondo. Barzotti stop e pensa contro De Mais, gli porta via tempo e pallone, ancora De Mais può capovolgere l'azione, De Mais vicino da Elliott
mette la palla per terra, la gioca profonda, Simone Marinai con la testa verso Hulk, ancora De Mais, torna dietro da Elliott, apertura verso Coppola, cambio di lato su Sirico, non un granché l'apertura del numero 4 del Friuli Venezia Giulia. 7 minuti circa da qui al secondo intervallo, molto scorrevole la partita, pochi falli, tanto possesso. Barzotti prova ad andare, Barzotti contro Schirinzi, adesso contro Odel che gli porta via il pallone, arriva Paoligno, diventa anche questo un assist per Hulk, se la ritrova fra le braccia Elliott, Paoligno prende anche questa, Coppola, contrasto, fallo di Marinai su Coppola, Marinai dice non l'ho toccato, adesso comincia a arrivare qualche protesta dopo 18 minuti quasi di apparente serenità, chiaramente più passa i minuti più diventa pesante una partita del genere. Calcio punizione per Coppola che ieri ha scartato la gara contro il Napoli, episodio dubbio con Marinai che continua a dire non l'ho toccato. Attilio Portocampo. Oh sì, Pisa chiamava la simulazione da parte di Coppola, gli arbitri stanno cercando di mettere ordine un po' sulla panchina nerazzurra di Marrucci, gli arbitri hanno visto così il volo di Coppola, fallo e quindi calcio di punizione per l'FVG. Attenzione perché si stanno parlottando ancora gli arbitri, forse non hanno ancora deciso, sì. Per decidere hanno deciso, credo che Marinai è completamente, non l'ho mai visto così nervoso sinceramente, quindi credo che un po' di ragione ce l'abbia. Calcio di punizione, anche dal coordinamento ci dicevano che l'episodio è molto dubbio e forse non c'è neanche contatto. Coppola, calcio di punizione, posizione centralissima per Andrea Coppola, va con il sinistro forte, fortissimo di Coppola che buca Casapieri, fa 1-1, l'FVG pareggia la partita. Quando c'è da calciare forte, da scaricare le energie, diventano good vibes quelle di Coppola. Attilio. In effetti il volo di Coppola è sembrato un po' così, infatti Marrucci è molto arrabbiato perché il pareggio dell'FVG secondo lui arriva da un episodio totalmente contrario. Hulk e Simone Marinai sulla centrata dopo il pareggio di Coppola, Hulk alza per Marinai, apertura per Barzotti, apparecchia la rovesciata, Barzotti ha risposto Coppola in questa semifinale. Elliott spacca, lo aspetta lì Hulk, ancora Elliott, torna da spacca Elliott, come spesso succede in gol ieri, non lasciatevi ingannare dal fatto che sia un portiere, è abbastanza frequente che i portieri in questo sport possano decidere anche segnando le partite. Spacca, vedete quanti palloni giocano, cerca Lasagna, palla troppo profonda per l'ex giocatore del Chiavari, Paolini, Marinai, qui Simone Marinai lo aspetta Schirinzi, appoggia ancora su Paoligno, nuovamente da Simone Marinai, Hulk prova a nascondersi alle spalle di De Mais, Paoligno torna da Simone Marinai, ancora Casapieri, palleggio, Casapieri apre per Simone Marinai, 1-3, tutta sbarrata la strada con l'FVG che ha passato il proprio baricentro dopo l'uno pari. Casapieri torna da Simone Marinai, destro, c'è De Mais, la rimessa per il Friuli, anzi per il Pisa ovviamente dopo la direzione di De Mais. Casapieri in palleggio, va da Stefano Marinai, controllo e poi dentro per Paoligno, bravo qui Lasagna a intervenire, a concedere solo il corner alla Pisa, calcio d'angolo che fa battere Stefano Marinai, dentro Elliott riesce ad accalappiare il pallone, De Mais ancora su Elliott, Odel, c'è De Mais, Odel può ricominciare, lo fa sempre al suo portiere, davanti su De Mais, sponda per Odel, superiorità per l'FVG, Odel da Lasagna, era una grande idea, palla che però finisce sopra la testa di Lasagna. Attilio, difficile andare a leggere quello che è il gioco del Friuli Venezia Giulia perché si basa sempre su questo triangolo isoscele che è Elliott, spacca, rotella,
Demise, possesso continuo e poi verticale alla ricerca di Odell o del pivot, che può essere Sirico, che può essere Schirinzi. Pisa o accelera e cerca sempre porta avversaria, o se no fa fatica, sta cercando di trovare le soluzioni Marrucci. Fallo in attacco di Hulk su Demise, anche un po' smaliziato qui Demise, che si mette davanti a Hulk. Hulk allunga le mani, forse fallo evitabile da parte di Hulk, posizione molto lontana dalla porta di Casapieri, però Demise insomma non è uno che tira male, anche da lì può essere fastidiosissimo. 4 minuti e 10 ci separano dal secondo intervallo. 1-1 in questa prima semifinale, è pronto Demise che caccia con il destro forte, ancora una volta a millimetri dal secondo palo, seconda conclusione che sfiora il palo di Duverson. Piera pure Hulk torna da Stefano Marinai, spacca, gli passa davanti, accompagna Odell, premiato Odell, arriva male Casapieri. Stefano Marinai, c'è Casapieri vicino per giocare questo pallone, palleggi prolungati di Casapieri che pensa al destro, Odell lo mura e per fortuna Casapieri la palla finisce larga. Stefano Marinai, decenera e poi va in banda da Ott, attaccato bene da Sirico, scusate, che torna da Elliott. Odell, Elliott, Odell, vedete come al volo riesca perfettamente a trovare il compagno Elliott, il triangolo di cui ci parlava prima Attilio, stavolta però con Odell protagonista oltre a spaccare ad Elliott. Palla per Hulk che si avventa sul pallone, sulla seconda palla Stefano Marinai, prima di tutti Sirico, spacca rotella, torna da Elliott, ancora da spacca, nuovamente su Elliott che va da spacca, sta facendo venire il mal di testa al Pisa con questo possesso di palla prolungato il Friuli Venezia Giulia. Qui stoppata la conclusione di spacca, problemi agli occhi per Sirico, è arrivata un po' di sabbia al giocatore italo-argentino. Rimessa per l'FVC, ne approfittano per fare un po' di rotazioni i due allenatori, torna in campo Schirinzi, torna in campo Simone Marinai, adesso spacca, riprende il gioco, riparte il cronometro, Elliott spacca, cambia campo Simone Marinai, Hulk lascia scorrere, Hulk, arriva Demise che lo chiude. Laterale per il Pisa, Simone Marinai prova a tenerla, Elliott ci arriva, Demise spacca da Demise, accompagna Schirinzi in area, va da Odell, eccolo nel suo miglior fondamentale, Glenn Odell capovolge la partita all'FVG da 0-1 a 2-1. Uno dei migliori giocatori col fondamentale della rovesciata, eccolo qui. Attilio. È lo spettro di Marrucci, ha segnato. Gli hanno lasciato la luce, hanno potuto palleggiare bene, lui aveva lo spazio e ha bucato. Adesso Pisa deve inseguire, invece ti informo che Ciacciat difficilmente rientrerà, sto cercando di parlare col fisio dell'FVG, ma per ora lo vedo comodamente seduto. Prova a braccarlo, ancora il Pisa con la reazione, Not non la tiene Elliott. Pisa che sulla centrata trova il gol del 2-2, fondamentale nel momento peggiore della partita, ancora rimedio a ispirare, Elliott sbaglia anche perché risponde centralmente, raccoglie Noel Ott, punisce il suo compagno di nazionale, due pari. Questo è un gol pesantissimo per tutte e due le squadre, per un Pisa che onestamente era alle corde, era nell'aria, il gol dell'FVG come dicevamo prima con Attilio, questo gol estemporaneo post centrata. Di fatto è ciò che può dare all'FVG un colpo mentale, anche se ieri contro il Napoli in una partita di rimonte e controrimonte ha dimostrato sempre di starci dentro la squadra di Morciano. Schirinzi, Demise, una P
piedata di Demise a Tilio. Una considerazione, ha pareggiato il 2-2, secondo me uno dei migliori giocatori di questo torneo, anche perché la sua evoluzione da universale totale per Noel Hoth lo sta esaltando sul campo anche col gioco di Marrucci. Altra notazione, Marrucci a Hulk ha detto devi stare calmo perché l'andiamo a vincere nel terzo tempo. Come spesso ha fatto il Pisa, e il Pisa con Marrucci in panchina, qui c'è Barzotti che la vuole vincere prima, rovesciata che premia Barzotti, quella di Paulinho, è l'uomo sempre al posto giusto nel momento giusto, in questo momento Barzotti 3-2 per il Pisa. Qui rivediamo la rovesciata di Paulinho, Barzotti quasi in fotocopia rispetto al primo gol. Il primo gol era una situazione di avanzamento di Remedi con la palla sul secondo palo, qui attacca ancora la porta sulla rovesciata di Paulinho, ha ragione lui, doppietta 3-2. Demise, Odell al volo, Odell diventa un cambio lato per Spacca, che bella partita che è diventata adesso. Si è completamente stappata. Ricorda un po' nell'andamento quello che è successo fra Catania e Samb nell'ultimo quarto di finale di ieri. Sicuramente Attilio sarà d'accordo. Demise. Elliot. Falsa ripartenza. Rimessa per Demise. 66 secondi da qui al secondo intervallo, Demise torna da Elliot. Odell vicino, Schirinzi si muove, ottimo lavoro di Schirinzi, ma il campo è finito. Rimessa dal fondo per Leandro Casapiede. Gioca vicino su Paulinho, torna da Casapiede. Simone Marinelli. Casapiede. L'alza. Cambia da Simone Marinai, grande reazione del Pisa, la grande squadra in un momento di enorme difficoltà, sopra 1-0 poi sotto 2-1 e in difficoltà anche mentale è riuscito a rialzarsi con 1-2 terrificante. Odell vuole ancora la rovesciata, la palla sbatte sulla sabbia e non è mai una buona cosa per il portiere. Casapiede qui la lascia andare via. Paulinho. Casapiede. Destro da lontano, difficile per Elliot, ancora Barzotti, Barzotti sull'angolo, la ripropone Barzotti, che final eight sta giocando Luca Barzotti, ingiocabile, 7-2, provate a prenderlo. Final eight sontuosa di Barzotti. Qui chiaramente premiato dalla cunetta, rivediamo la rovesciata, la cunetta cambia completamente la direzione, ma la fortuna è dei forti. Attilio. Scatenato Marrucci, scatenato nell'esultanza per Luca Barzotti, sia nel gol del 3-2 che anche del 4-2, si sono dati un'occhiataccia, due sorrisi, l'allenatore del Pisa e il giocatore che fino in questo momento sta decidendo la gara. Miglior giocatore della final eight, staccato fino a questo momento Barzotti, nonostante ci siano Bruno Xavier ed Eudin nel Catania FC che ieri hanno fatto faville, dovranno provare a ripetersi oggi. Secondo intervallo, noi fra pochissimo ci facciamo un giretto sulla panchina di Matteo Marrucci. Vediamo se, come ci diceva Attilio, era scatenato sul 3-2, sul 4-2, vediamo se è ancora scatenato. Qui intanto Barzotti che si va a sedere. È tutto qua, eh? È tutto nel terzo tempo, tutto! Calma, fiato, Lea, calma, fiato, calma. Raga, siamo stati forti, eh? Bravi. Allora, non cambiamo l'atteggiamento nella fase difensiva, ok? L'unica cosa, come ho detto prima, temporeggiamo un attimo in più. Temporeggiamo un attimo in più, si tiene sempre di mancia uomo e quello di là temporeggia un attimo in più, cioè la deve leggere lui. Se vediamo che Elliot è pericoloso andiamo. Se ok? Facciamo due passi in avanti. Aspetta. Okay. Però non cambiamola questa cosa qua. Non cambiamo. Una cosa. Abbiamo fatto bene l'uscita su Elliot. Quando l'uomo è a metà campo e ormai è diretto verso la porta, quello sul portiere, deve venire via. Deve venire via, hai capito? Oh, rimani sul portiere, quando vengono in avanti devi tornare indietro veloce. Sì, Leo. È chiaro? Ficca su Elliot.
Oh, e poi raga, ci serve il possesso che abbiamo fatto nel primo tempo. Finisce la... Ora ragazzi, va nel terzo tempo. Terzo tempo è il nostro tempo. Ci abbiamo più forza. Loro perdono qualità nel fare le cose, quindi non bisogna decelerare né in fase difensiva, in fase offensiva, però un po' più di possesso. Aspettiamo a fare l'azione. La palla ora datemela sempre dentro, perché mi attaccano subito. La stop e la ridò, ma dentro che ho anche la scelta delle mani. Quando siamo a tre, va bene. Time out, direi alla Marrucci. Il terzo tempo è il nostro tempo, e lo è sempre stato quando il Pisa poi è andato a raccogliere qualcosa. Attilio, scusami, solo per informarti che invece è dovuto intervenire il massaggiatore su Noel Ott, che ha sentito tirare la coscia destra. In questo momento il massaggiatore sta lavorando sullo svizzero e vediamo un pochettino se garantisce minutaggio o se si deve fermare. Questa è una gran notizia, cioè brutta per il Pisa, ma notizia ovviamente da dare. Hai fatto benissimo, Attilio, anche perché non solo in ottica di questi ultimi 12, ma in questo momento il Pisa andrebbe in finale. Bisogna capire Ott come ci arriva a questa finale, se dovesse essere finale. Quindi se vuoi darci aggiornamenti su questa situazione, ovviamente sei sempre liberissimo. Attilio, ancora. No, solo per informarti che non è bellissima la faccia di Ott. Sente dolore, ora sta provando a massaggiarlo, stanno applicando anche una fascia contenitiva al quadricipite, vediamo cosa succede. Fra poco ultima centrata con il terzo tempo che sta per iniziare. FVG che a tratti è stato scintillante, l'allegria di cui parlava Morciano si è anche vista nel secondo tempo. Poi il Pisa, la squadra cannibale abituata a ribaltare le partite in poco tempo, ha fatto da 1 a 2 a 4 a 2. Hulk e Marina. Invertono la posizione Simone Marinai e Hulk, centrata con il pallone e Marinai potrebbe lasciare libero il fratello Stefano. Vediamo che si inventano. Stefano col sinistro, pallone finisce alto sopra la traversa. Elliot o della ancora Elliot, gestione e poi apertura su De Mais. Spacca, conclusione, pallone che finisce sul fondo, interviene Casapieri. Simone Marinai torna da Casapieri, ancora Marinai, nuovamente il portiere del Pisa, da Stefano Marinai. Casapieri, doppio scambio con Simone Marinai. Stefano torna da Casapieri. Simone Hulk, cercato Hulk, stop e si decentra. Hulk contro De Mais, lo aspetta lì Paulinho, controllo Paulinho, scarica il tiro, pallone che finisce in zona. Hulk, Elliot in qualche modo, De Mais, come ha detto Marrucci nell'intervallo, insomma ce l'aspettavamo, è proprio De Mais l'osservato speciale. Odell sbatte sulla schiena di Paulinho, che sta facendo il muro così come ha fatto per tutta la stagione. Due palloni in campo, De Mais si impegna a prenderne uno. Attilio, no, solo per dirti che stanno fasciando Ott come se fosse Ramses secondo, eh? Cioè, vediamo se la continua la partita, e ripeto, soprattutto vediamo se a domani ci arriva, perché questo è un rebus molto molto importante. Rimessa per l'FVG. Elliot davanti verso Spacca. Spacca si gira col sinistro direttamente sul fondo. Casapieri, Hulk con la testa, Hulk diventa verde a San Benedetto del Tronto, la gira beffando Elliot, prendendolo sul tempo, prendendosi il Pisa sulle spalle. 5-2, il solco comincia a essere molto largo. Questo è un gol che può sembrare quasi banale, e invece di banale non c'è niente. Prende sul tempo Elliot, sente la porta senza vederla, trova il 5-2. Attilio, no, solo per dirti che Marrucci nel finale di secondo tempo gli aveva detto: stai tranquillo, il gol lo fai, andiamo a vincere. Marrucci profeta. Eh sì, perché ieri lo abbiamo visto in versione assist man, oggi
cercava il gol, spacca, ripropone Odell, la palla in porta, Glenn Odell anche senza una rovesciata pulita, ma quando va in acrobazia ci sono pochi che possono fare come lui. 3-5, gol vitale per l'FVG in un momento quasi di non ritorno. E 10 minuti e mezzo sono tantissimi in questo sport. Attilio. No, solo per evidenziare una cosa, Pisa soffre tantissimo sotto porta i cambi di fronte. I gol dell'FVG sono venuti tutti così, da sinistra a destra, da destra verso sinistra. Marrucci lo sa e sta chiamando attenzione continua. Stefano Marinai, Elliot, adesso c'è un tiro al secondo. Dicevi benissimo, Attilio, anche perché questi sono maestri nel lato lato del 2-2 ossessivo come fa la Svizzera fra le nazionali, e qui c'è tanta Svizzera in questo Friuli Venezia Giulia. Palla dentro per Hulk, si muove Hulk, libera il sinistro che sarebbe il piede debole. 20 in stagione, Edson Hulk, mostro, 6-3. Qui il pallone finisce sul secondo palo, Hulk lo sposta per il sinistro, non sceglie la potenza, batte Elliot sul tempo. Insomma, Marrucci gliel'ha detto, il gol lo fai, lui gli ha dato il 2-1 dentro Maglini, più 3 ancora per il Pisa. E adesso chiaramente l'FVG che ha meno rotazioni comincia anche a perdere colpi, soprattutto difensivamente. Schirinzi, toccherà per De Mais. Palla subito per De Mais, apertura per Spacca, al volo Spacca, non ho granché la conclusione. Spacca, Schirinzi, Odell, De Mais in campo. Casapieri, Cavaglini, subito la Casapieri. C'è Ulca dalle profondità. Baglini. Casapieri, no, Simone Marinai, ancora la Casapieri. Simone Marinai, c'è Ulca che riceve, con la testa fa la sponda, Simone Marinai, stop e destro in rovesciata, Elliot. Odell. Elliot. Destro forte, Casapieri. Paulinho la butta di là, dove De Mais protegge l'uscita di Elliot. Spacca. Con l'esterno per De Mais dentro, cercando Sirico, che di fatto la passa a Casapieri, azione un po' farraginosa, un po' troppo elaborata dell'FVG. Attilio. Marrucci vuole possesso palla da parte della sua squadra, vuole dei tempi diversi in questo momento anche nella gestione della sfera. Simo, quando vuoi. Simo, quando vuoi c'è Luca qua, Casapieri. Destro col pallone che finisce direttamente sul fondo, ha recuperato Elliot. Cerca Odell, anticipo su Odell, arriva De Mais, torna da Odell, adesso lo schema 1 e la rovesciata di Odell. Barzotti non solo la prende con la schiena ma gli esulta anche in faccia, rimessa per l'FVG. Elliot, aspetta Hulk, Elliot torna a Coppola, Barzotti prova a chiuderlo, Coppola prova a farla passare, interviene Paulini e poi Casapieri. Hulk non la tiene, Elliot la recupera. Attilio. Scusami solo per dirti, mani nei capelli per Otto che si è messo in un angolino, è un po' sconsolato. Non so, bisognerà vedere le condizioni dello svizzero, credo domani. È sicuro. Coppola. E quindi in caso di finale c'è un rebus in casa Pisa. De Mais verso Sirico, ancora per De Mais, accompagna Elliot dall'altra parte per Coppola che mancino e calcia col destro. Casapieri, ultimi 8 scarsi. Paulinho, Casapieri, Odell dalle pressioni. Casapieri lungo verso Barzotti, volante. Barzotti è in una fiducia che francamente non si è mai vista, mentre stiamo vedendo, grazie al contributo di The Groove, la regia di Onofrio Brancaccio, l'espressione di Ott sconsolato dopo il problema fisico. Coppola alto. Insomma, come detto, Pisa si porta via tante buone notizie da questa partita, almeno fino a questo momento. In ottica finale, perdere Ott sarebbe un disastro. Remedi.
Casapiedi. Marsotti fa la navetta, cercato Elliott, lascia scorrere. Coppola. C'è Elliott vicino. Coppola. Torna Elliott. Pallenci e poi palla dentro con Casapiedi che esce, anticipa il movimento offensivo da parte di Sirico che adesso sta facendo il pivot, anche se come sappiamo il 2-2 è sempre insistito e insistente e si cerca spesso la sagoma, la figura di Glenn Odell. Adesso riceve Odell col petto e poi cambia di lato. De Mais. Elliott palleggia, ancora Elliott dentro, Casapiedi aspetta il controllo di Sirico, pallone che finisce in out, c'è stato un fischio arbitrale da parte di Pavone, Sirico che lascia il campo con Lasagna che rientra, non abbiamo più visto Chatat che come ci ha detto Attilio difficilmente sarà nuovamente la partita, fare un attacco precedente di Sirico con calcio di punizione per Simone Marinelli. Adesso come Marrucci ipotizzava fin dal primo tempo, ha perso un po' di spinta, di propulsione offensiva il Friuli Venezia Giulia. Simone Marinelli. Casapiedi ancora da Simone Marinelli, uno contro uno, poi va vicino Barzotti, stava segnando anche con la parte più fortunata del corpo. Spacca Elliott, palleggi di Elliott che cerca Odell, sponda cercata da Lasagna. Remedi interviene, l'ultimo tocco è il suo, non è d'accordo Remedi che di fatto ha propiziato sia il primo che il secondo gol arrivato nel momento più difficile sotto 2-1. De Mais si avvicina appunto di battuta angolo che però diventa un cambio gioco per Elliott. Elliott con il palleggio, apertura ancora per Spacca. Spacca stop, Spacca dentro, testa di Remedi, autostrada per Stefano Marinai. De Mais è più veloce, gli passano avanti. De Mais. Lui torna, Stefano Marinai, nuovamente De Mais. Da Elliott. Elliott apre tutto, poi sponda cercando Odell. La testa di Marinai, arriva Luca Remedi. Prova a farla passare, interviene De Mais, rimessa a Pisa. Stefano Marinai, Odell lì, Stefano Marinai prova a farla passare, palla toccata, rimessa per il Pisa. Casapiedi, Hulk detta il passaggio, fa quasi ammattire De Mais. Palla che finisce in braccio ad Elliott, Spacca rotella, Elliott palleggio e tocco ancora per Spacca. Odell di testa, Spacca prova a passare, poi Paoligno interviene, rimessa per il Friuli Venezia Giulia. Odell prova ad arrivare su questo pallone, Odell anticipato, poi pallonetto sulla traversa che stava venendo fuori, che stava venendo fuori, pallonetto delizioso di Marinai che fra poco riapprezzeremo, anzi lo riapprezziamo subito. Eccolo qui Marinai, mamma mia, mamma mia, veniva fuori un gol fantastico. Marinai fa passare per il fratello Stefano Elliott, adesso ha perso completamente le distanze l'FVG. De Mais Spacca, torna da Duerson Viera Puresa, eccolo De Mais, Elliott palleggi prolungati, Elliott trova Coppola. Io vi ricordo, a seguire il racconto di Matteo Santi, seconda semifinale remake di una meravigliosa finale di Coppa Italia, Catania Catania ancora una volta contro chi vince, affronta in questo momento il Pisa che è avanti di 3 a 3 minuti abbondanti dalla fine contro il Friuli Venezia Giulia. Ovviamente prima di Catania Catania, ampio post partita con le voci dei protagonisti. Odell, Elliott riceve, eccolo Elliott, cambia per Coppola, dentro per Schirinzi, vuole Glenn Odell, trova Lorenzo Vaglini,
va da Hulk, poi Coppola e Demise. Demise ci ripensa, ha avuto come prima idea quella di andare su Odele, che però è stato bloccato per quasi tutto il terzo tempo. Gol a parte. Paulinho, rovesciata. Paulinho onestamente è dominante difensivamente, come forse soltanto Antonio nel Napoli ho visto. Elliott e poi Coppola. Ancora da Elliott. Fermato Hulk. Hulk rischia Coppola. C'è un fischio con Coppola che si lamenta, fallo di mano secondo Pavone, calcio di punizione per il Pisa, a battere c'è Paulinho. Paulinho che, come detto, ha spaccato la porta della Lazio, gol del 4-1 momentaneo, la partita di ieri, oggi quasi esclusivamente compiti difensivi per lui, bordo campo eseguiti in maniera ineccepibile. Attilio. No, solo per dirti che l'adrenalina in casa FVG è un po' scemata, e anche Marrucci ha detto ai suoi: mancano due minuti, gestiamo, è finita. Punizione per Paulinho. Pisa che ha subito appena 4 gol in 2 partite di Final 8. Paulinho! Era giusto metterci il sigillo! Difende come nessuno e poi quando calcia, eccolo qui, 7-3, torna in finale scudetto il Pisa. Sai che novità. Il Pisa vede la finale scudetto. Squadra strepitosa. Lo scorso anno una leggera flessione nel finale di stagione, ha cambiato gli interpreti, ha perso Bruno Xavier, si è rinnovata con una società sempre lungimirante. Si riproporrà in finale scudetto. FVG che ha fatto un campionato da 8,5/9, visto che ha dato fastidio a tutti, ha battuto tanti, è arrivato in semifinale contro pronostico eliminando il Napoli. Rimane un campionato da chapeau quello della squadra di Morciano. Spacca! Che gran gol di Spacca, che non servirà probabilmente per arrivare in finale scudetto, ma merita la top goal, questo del 4-7, 2-11 da qui alla fine della partita. Attilio. È una mia curiosità, magari vediamo se abbiamo il tempo di intercettare poi anche Morciano a fine partita. Perché l'FVG non ha trovato un palleggiatore basso per allungare e avvicinare alla porta De Mais? Me lo chiederò da qui alla fine. È una bella domanda, però le rotazioni non sono tante. Appunto, appunto. Capo, Barzotti, Stefano Marinai prova a piazzarla in campo capo per questo stint finale di partita. Paulinho prova ad andarsene, poi Stefano Marinai, esce De Mais a prenderlo, arriva ancora capo, un po' di confusione, Spacca torna da Elliott, i palleggi di Elliott, ultimi due minuti, serve un mezzo miracolo all'FVG. De Mais, Elliott attaccato da capo, apertura su Spacca, esce Paulinho, Spacca la sposta, murato da due, da tre, la butta via Stefano Marinai. De Mais rincorre il pallone, pronto a battere il fallo laterale, va da Elliott, ma va anche il cronometro. Elliott palleggi, Spacca, cerca Glenn Odell, Odell sponda dentro il piattone di Schirinzi per il gol del 5-7. Occhio perché c'è tempo. Occhio, sembra poco per chi non segue questo sport, ma invece non è per niente poco. Partita che può diventare gustosa per i neutrali in questo finale, può diventare un martirio per i tifosi del Pisa. 5-7 e occhio adesso. 86 secondi alla fine, Pisa non deve lasciare l'iniziativa all'FVG perché lasciarla significherebbe esporsi al palleggio prolungato di una squadra che comunque fa del palleggio la sua arma migliore. Stefano Marinai sul fondo, Elliott la rimette in gioco, due palloni in campo, gioco fermo, 1-21. Spacca con Elliott, Spacca con la testa, ancora da Elliott,
torna la spacca, dribbling sinistro chiuso sul primo palo, l'arco. Un minuto e otto, Simone Marinai, Casapieri, Barsotti prova ad arrivarci a calciare, poker dopo poker, si sdoppia Barsotti, 8 nella Final 8, l'uomo che sta trascinando il Pisa, gol dopo gol dopo gol dopo gol, poker d'assi, Luca Barsotti. 8 a 5. E adesso veramente la ninna nanna definitiva alla partita. L'impressione che ho è che Attilio due chiacchiere con Barsotti le farà a fine partita. Bordo campo, sì, sì. Attilio. Sì, sì, se vuoi ne faccio anche 4, 5. D'altronde credo che abbia chiamato lui stesso la sua intervista per un giocatore che sta facendo tutto quello che vuole. Intanto Casapieri, paratona di Casapieri sul tiro di Spacca, anche questa la top parate a 50 secondi dalla fine su Spacca. Casapieri vola dove pochi possono arrivare. Simone Marinai con Elliott fuori dai palli. Elliott propone per Glenn Odell, rovesciata larga. Casapieri può ricominciare. Vicino c'è Paoligno, torna da Leandro Casapieri, Odell molla anche con il corpo come atteggiamento, palla su Vaglini, Schirinzi su Vaglini, arriva Spacca per la ripartenza, torna Vaglini, interviene Stefano Marinai, Spacca da terra, Schirinzi verso Spacca, un po' di confusione, se la riprende Remedi, finta la mette a sedere Spacca, palla dentro per Vaglini, Elliott per la ripartenza. Verso Odell, ultimo pallone della Final 8 dell'FVG, sulla schiena di Paoligno, sulla schiena di Paoligno che riesce ad assorbire ogni tentativo, finisce così. Due anni dopo l'ultima volta l'Energy Pisa torna in finale scudetto, giocherà domani alle ore 18 sempre in diretta da Zone contro la vincente del derby di Catania che si giocherà fra poco. Altra manifestazione di forza, di superiorità e del fatto che il ciclo non è mai finito nella squadra di Matteo Marrucci. Regular season vinta e poi questa Final 8, sicuramente lato di tabellone non impossibile, ma te lo sei meritato visto che hai vinto la regular season, e non solo te lo sei meritato, sei arrivato in finale facendo tutto il possibile per annichilire gli avversari, 7 a 1 alla Lazio, 8 a 5 alla Friuli Venezia Giulia, che credo esca senza nessun rimpianto e credo che allargando le rotazioni con il roster base che ha il Friuli Venezia Giulia può arrivarci lì, ci è arrivato non lontano dalla finale scudetto. Fra poco sentiremo Attilio con qualche protagonista, probabilmente partiamo da Luca Barsotti, dovremmo essere pronti. E allora Attilio. Sì, eccoci qui, Luca Barsotti, non smetti di segnare, ci hai preso gusto. Casapieri dice che li devi ringraziare perché? No, perché mi mettono in condizione di segnare in maniera molto, molto semplice, quindi merito è loro anche. Senti, è una finale riconquistata di un progetto Pisa che ha avuto solo un piccolo freno nell'anno precedente, siete di nuovo protagonisti. Sì, ma anche l'anno scorso comunque ci siamo giocati in una semifinale col Viareggio che poi ha vinto e abbiamo fatto una grande partita, ha avuto più merito il Viareggio l'anno scorso e ora è 3 anni che siamo sempre a giocarci le finali e quindi qualcosa vuol dire che stiamo dimostrando col tempo, negli allenamenti e niente, ci siamo e siamo carichi. Senti, che segreto c'è in questa squadra, differente da quella precedente sicuramente? Il segreto secondo me è sempre il solito, la compattezza e l'unità di intenti, siamo sempre un grande gruppo, siamo sempre uniti, chi arriva arriva, siamo sempre tutti insieme, mano nella mano e andiamo avanti tutti insieme. Senti, beccate Catania sicuramente, non si sa chi. Per forza.
Ma quale? Quale preferisci? Non fa differenza, le finali sono sempre dure da giocare, sono due grandi squadre, domani vediamo. Grazie a Luca Barsotti, in linea per ora Peppe Di Giovanni, arriviamo col mister Morciano. Sì, fra poco sentiamo anche Peppe Morciano con Attilio Scuderi, abbiamo un po' di spazio fra una partita e l'altra, ricordiamo kick-off della seconda semifinale a partire dalle 20:30, collegamento qualche minuto prima con Matteo Santi. È già pronto Morciano, allora torniamo ad Attilio. Ed eccolo qui. È vero che perdere non fa mai bene, però posso permettermi 8 in pagella all'FVG. Grazie per l'8 in pagella. Il nostro primo obiettivo di quest'anno, essendo nati da 2 anni, era soprattutto arrivare fino alle 8. Sapevamo che potevamo dare fastidio a chiunque, così è stato. A tratti penso che abbiamo messo sotto le corazzate, quindi con il nostro gioco, che per fortuna è differente da tutti, è un gioco molto rischioso, rischiamo di subire tanti gol in contropiede, poi vabbè oggi la sfortuna, anche i rimbalzi, la sabbia non era quella che era, va bene, è andata così, contentissimo dei ragazzi, cioè non ne cambierei uno per tutto quello che hanno fatto e per tutti i sacrifici che sono stati fatti. Come dicevo, siamo nati da 2 anni, siamo tra le prime 4 d'Italia, può solo che crescere, quindi noi siamo fiduciosi, naturalmente giocheremo per arrivare più alto possibile. Ecco, proprio questo io volevo chiedere, avete vinto la pool promozione, siete arrivati in questa semifinale quest'anno e l'anno prossimo? Ma noi andiamo sempre cercando di migliorarci, noi abbiamo un'impronta di gioco, questa è e questa sarà sempre. Si può inventare quello che si vuole, l'acqua calda, questo è un gioco da spiaggia, è un gioco del quale bisogna divertirsi, bisogna stare insieme e bisogna vederlo in un certo modo. Voilà, noi lo vediamo soprattutto con allegria, con unione e come grande gruppo. Per il resto i risultati arriveranno. Permettimi l'ultima, dal punto di vista tattico avevo un dubbio. Certe volte quanto è difficile tenere così lontano De Mais dalla porta, potrebbe essere molto più produttivo un po' più avanti, quindi magari pensare a un altro palleggiatore che faccia quel triangolo, Elliott spacca dall'altra parte con De Mais magari. In realtà il gioco di De Mais si vede solo il 50% di quello che fa, perché in realtà semplicemente con degli spostamenti nella sua zona permette di una rotazione avversaria che ci apre un sacco di spazi. È mancata solo la fortuna, se dopo 2 minuti eravamo 2-0 non diceva niente nessuno, quindi va bene così. Grazie mister, in bocca al lupo per l'anno prossimo, a te Peppe Di Giovanni. Sì, perché finisce il primo slot, noi restiamo sempre qui in diretta su DAZN, fra poco il derby di Catania, sarà una meravigliosa finale di Coppa Italia, la spuntò la squadra di D'Amico, adesso ancora di fronte a questa semifinale scudetto dopo aver eliminato il Catania FC, il Viareggio campione d'Italia, la Domusbet Catania, la Samb padrona di casa, fra poco il timone passa a Matteo Santi, per il momento è tutto, grazie ad Attilio Scuderi da bordo campo, Pisa in finale scudetto per il terzo anno negli ultimi 4 campionati di Beach Soccer, grazie a Peppe Di Giovanni, a fra poco.